Photoshop, un programma enorme che fa grafica raster, cioè grafica che ritocca immagini, e ha anche numerosi strumenti per grafica vettoriale, quella che serve a noi, quella che si occupa di design di siti e cartelloni pubblicitari e robe varie. Questa grafica vettoriale praticamente consiste in delle forme, linee, testo che anche zoomati rimangono perfettamente identici e non si vedono tutti quei pixel come nelle foto. E quindi creiamo un nuovo file con la combinazione dei tasti CTRL N oppure con file nel menu spingendo file e andando su nuovo. Esce una finestra nella quale ci sono diverse impostazioni come il nome, per esempio così file, le dimensioni predefinite con standard internazionali, statunitense, foto, web. Io scelgo web e mi soddisfa la 1024x768, risoluzione 72 va benissimo, metodo RGB, contenuto di sfondo bianco. Ok, in una lezione naturalmente non si riesce a spiegare tutto di Photoshop, neanche le cose principali della grafica vettoriale, quindi quello che non riusciremo a fare o che non capirete si vedrà già nella prossima lezione, dove si farà la grafica del sito. Io farei una cosina prima di iniziare con CS4. Qua sopra c'è un menu dove si può selezionare la vista, diciamo l'interface del programma. Io di solito uso quella web, però web modificata anche, perché queste finestre, i livelli vanno bene, però manca la finestra storia, che è importante, e io la metto qui dentro e la sposto così. Le azioni non mi servono, finestra azioni la tolgo. La storia, adesso vi mostro cosa fa. Se io per esempio disegno qualcosa, posso tornare indietro così, anche spingendo CTRL-ALT-Z. Ecco, disegno qualcosa, CTRL-Z, torno, CTRL-Z, torno. Poi posso ritornare. E poi si può aggiungere la finestra navigatore qua e togliere info, così va meglio. Il navigatore invece ci fa navigare sul file e zoomarlo. Quindi iniziamo. Questo è lo strumento sposta. Se noi abbiamo una cosa con lo strumento sposta, la spostiamo, solo che il livello è bloccato, si vede da questo lucchettino qui, e se noi lo sblocchiamo potremo spostare, solo che come vedete si sposta tutto, anche lo sfondo. Quindi vediamo una cosina, torniamo indietro e creiamo un nuovo layer, un nuovo livello sul quale andiamo a disegnare la nostra croce di prima, e ora si sposta solo la croce. Questi livelli sono importantissimi in Photoshop, sono come delle lastre di vetro poste una sopra l'altra. Se io adesso sposto lo sfondo sopra il livello 1, il livello 1 sarà coperto dal bianco. Se io tolgo l'occhietto dal livello 0, il livello scompare, non è più visualizzabile, è nascosto. Se io seleziono il livello 0, sposterò il livello 0 e non il livello 1. Come vedete, anche se ci provo a cliccarci sopra,
si sposta il livello 0. Però, come ogni strumento, anche lo strumento sposta, muovi, ha le impostazioni, e se noi in queste impostazioni mettiamo la crocetta su selezione automatica, lui selezionerà automaticamente il livello da spostare. Però io non uso questa funzione, preferisco spostarmi io tra i livelli. Questo è lo strumento seleziona, che, con il quale si possono copiare le cose, oppure si può usare come, ecco, vedete, ha dato dei confini al nostro pennello, i quali non possono essere superati. Oppure con questo strumento, spingendo CTRL-T, si possono modificare le cose, poi con invio si conferma. Oppure torniamo indietro, ecco, anche con il tasto destro trasformazione libera arriviamo allo stesso risultato, e poi confermiamo qua sopra. Andiamo avanti. Questo strumento si divide in altri, spingendo con il destro. C'è la selezione ellisse, selezione di un pixel verticale e orizzontale. Questo è lo strumento lazzo, che seleziona mano libera, ma anche lo strumento lazzo poligonale, che seleziona facendo linee rette, e lazzo magnetico. Qui c'è la selezione rapida, dove Photoshop, che con dei suoi calcoli decide cosa selezionare, e la bacchetta magica, che seleziona anch'essa secondo un suo ragionamento. In questo caso ha ragionato selezionando il colore nero. Per diselezionare c'è la combinazione dei tasti CTRL-D, oppure nel menu seleziona, diseleziona. Questo è lo strumento taglia. Per esempio, tagliamoci un pezzo del documento selezionando e spingendo Enter. Strumento sezione e selezione sezione. Le sezioni servono per la grafica web, si usavano molto prima, e servono per dividere un'immagine grande in molte immagini. Così, a posto di caricare tutta intera l'immagine, prima si carica la sua prima parte. Con lo strumento, ecco, selezioniamo la prima parte, poi la seconda e poi la terza. Queste sezioni poi si possono modificare e salvare per web e dispositivi. Eliminiamo queste sezioni, torniamo indietro, ritaglia, diseleziona. Ok. Torniamo ancora. Questa è la pipetta, che, se guardate qui nei colori, cambia colore a seconda dove selezioniamo. Poi c'è il righello, campionatore di colore, cioè noi selezioniamo vari punti e lui decide, e lui ci fa vedere quali punti abbiamo selezionato. Ecco, colore 1 RGB 255 55 55, il 2 che è il nero 000, e il 3 sempre bianco 255 200, eccetera. Il righello, che misura, ecco, qua sopra possiamo vedere le sue coordinate, altezza, larghezza. Qui non l'ho mai usato, sinceramente non lo so. Lo strumento nota: se più gente lavora a un progetto, voi potete lasciargli una nota al vostro collega, per esempio, oppure anche per voi stessi, se dovete ritoccare questa foto più tardi perché partite in vacanza o cose varie, magari scrivete cambiare sfondo e la salvate. E poi la potete anche eliminare. Elimina nota, sì, elimina nota.
lo strumento conteggio che conta gli oggetti 1, 2, 3, 4 e per questo gruppo abbiamo finito. Questo è uno strumento che si usa per il ritocco delle foto, delle facce di solito, e c'è lo strumento correttivo al volo che corregge il viso o altre parti del corpo con un suo ragionamento. Lo strumento pennello correttivo che invece con Alt si seleziona la parte che si dovrà sovrapporre, e disegnando ecco che, se vedete, la nostra croce identicissima, assomiglia molto allo strumento clone. Io direi che questa sezione ci dà fastidio, torniamo indietro al nostro file iniziale, con il pennello disegniamo sempre qualcosa e vediamo strumento toppa che seleziona una parte e la sostituisce. Come vedete, addirittura cerca di smussare tutti i bordi, ma questa sezione è rimasta lo stesso. Sinceramente non capisco perché. Ecco, torniamo in sezioni e facciamo nascondi sezione automatica, nascondi sezioni automatiche, e se ne va dalle balle. Lo strumento occhi rossi non ve lo posso far vedere, non ci sono degli occhi qui, ma bisogna selezionare l'area degli occhi e lui agisce da solo. Il pennello, abbiamo già visto, disegna, le sue impostazioni sono il colore, che si può scegliere da questa finestra, oppure si può digitare in codice esadecimale, RGB, HSB, CM, SMIC, lo chiamo io. Si può aggiungere il colore al campione, andare in libreria dei colori, usare la pipetta e selezionare solo colori web, così quando c'è da copiare il codice esadecimale il browser non sbaglia. Poi ci sono molte impostazioni anche qua sopra. Adesso sto disegnando sullo sfondo, devo creare un livello, ma per qualche motivo il brusher, diselezioniamo, ed ecco, avete visto come è disegnato. Se noi gli diminuiamo la durezza, ci sono dei bordi, aumentiamo il diametro, vedete che i bordi sono smussati, invece con la durezza piena niente.